Siamo partiti da Torino, da Valdocco per la precisione, questa mattina presto, quando era ancora tutto tranquillo. Ma prima abbiamo visto il posto dove Don Bosco aveva organizzato il primo oratorio. Oggi c'è un complesso enorme a ridosso del centro cittadino, ma allora c'era solo una cascina in campagna, nell'estrema periferia. Fa impressione pensare che proprio qui Don Bosco radunava i ragazzi, dava loro un posto sicuro, dove potessero stare insieme, divertirsi, imparare e pregare. Tanti di loro erano orfani, abbandonati, vittime di sfruttamento. Li toglieva dalla strada per portarli qui, un'oasi di paradiso, nella terribile vita dei poveri della città ottocentesca.